Ora quindi passiamo a introdurre la sinfonia per orchestra Ischia opera 34 di Roberto Prandina. Roberto Prandina, compositore italiano, vive a Perugia. Ha scritto molta musica di taglio classico moderno, non appartenente al mondo dello sperimentalismo. Ha una propria concezione estetica che porta avanti giorno dopo giorno, scrivendo musica per tanti esecutori italiani ed esteri. Per Bruno Mancini ha scritto la Sinfonia Ischia e su testi di Bruno Mancini, miei e di Liva Sara Lapinska, ha scritto numerosi pezzi per voce e pianoforte. C'è da premettere che la valenza di Roberto Prandin è riconosciuta a livello più che nazionale e noi siamo orgogliosi di poterlo considerare un membro collaboratore della nostra tribù, ma ciò che maggiormente ci entusiasma è la realtà espressa dal fatto che Ischia ha avuto, dopo tante canzoni e canzonette, finalmente la sua sinfonia. Invitato da Guido Arbonelli ad aggiungersi alla folta schiera di valenti artisti che compongono il gruppo dell'Associazione Dila, si è presentato scrivendo una lettera di cui ora Stefano Degli Abbati leggerà un estratto. Nato da famiglia decisamente povera, emigrata in Svizzera nel 1945, alcuni mesi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quelli della valigia di cartone, tanto per intenderci, ho fatto un po' di tutto. Il lavandaio, il garçon, il fiorista, l'aiuto commesso, il boccia del muratore, anzi del manovale, questo verso i 15 anni. Avevo un progetto, amavo la musica alla follia. Pertanto a 10 anni mi ero messo in mente di suonare la chitarra classica. Dai 15 ai 25 studiai flauto e composizione, molto seriamente. Specie composizione che per me rappresenta la massima soddisfazione fisico-sonora in assoluto. Mi diplomai a 23 anni in flauto, ma non in composizione. Suonavo male il pianoforte poiché non trovavo il tempo per studiarlo come si sarebbe dovuto, anche perché tra il 1979 e il 91 avevo trovato da vivere facendo il cronista per il giornale del Popolo di Lugano. Però studiai anche marketing, management e communication a Milano, conseguendo un master. Ciò mi ha aperto la strada all'insegnamento universitario. Nel frattempo avevo vinto alcuni concorsi presso la Malta University of Malta, poi all'Uni per stranieri di Perugia, nei master della Regione Toscana, al Conservatorio di Cesena e all'Accademia di Belle Arti di Bologna, questo fra il 1997 e il 2009. Ritornai poi in Svizzera e feci il prof invitato all'università professionale. 2 anni fa mi prepensionai e mi ritirai a Perugia, dove scrivo a getto continuo, ovviamente musica. Ritengo che l'armonia per un compositore sia l'essenziale, anche se si è scelto la contemporanea. Per ciò che mi riguarda, ho definito uno stile che attinge in parte al new jazz, trasformandone le movenze e le sequenze sonore attraverso un ibrido che transita dal bel canto all'esperienza contemporanea. Negli ultimi 7 anni ho scritto un centinaio di pezzi. Questa nuova sfida artistica e culturale, rappresentata dal New Made in Ischia di Mancini e del suo gruppo internazionale, unita all'azzurro del cielo ischitano che si specchia nel mare argenteo, mi hanno dato il desiderio e la determinazione di scrivere un pezzo for Ischia. Sì, un pezzo proprio per Ischia e per Dila. Ed ora andiamo ad ascoltare e a conoscere in anteprima mondiale i primi 8 minuti della Sinfonia Ischia di Roberto Prandina attraverso il video realizzato da Bruno Mancini. Tutte le immagini sono foto storiche dell'isola di Ischia.
Abbiamo il piacere di avere in sala il maestro Roberto Prandin, che invitiamo a raggiungerci. Ringraziamenti per aver voluto assecondare il desiderio espresso da Bruno Mancini a nome di tutta la nostra associazione Dila, affinché scrivesse una musica dedicata ad Ischia e alle sue tradizioni. L'ha fatto nella maniera eccellente che abbiamo avuto modo di ascoltare in questa anteprima mondiale di un brano della Sinfonia per Ischia. Maestro Roberto Prandin, vuole raccontarci come è nata l'ispirazione della Sinfonia e quali saranno gli auspicabili sviluppi della sua collaborazione con la nostra associazione di là? Sì, allora per iniziare voglio ringraziare l'associazione per questa opportunità e in particolare Bruno Mancini, che ho conosciuto tra l'altro per la prima volta stasera. Volevo parlare un attimo, ecco, dell'ispirazione, ma l'ispirazione, devo dire questo, che si era parlato un po' per telefono con Bruno della possibilità di scrivere un brano per Ischia. Inizialmente ero un po' titubante perché non avevo un'idea chiara di cosa scrivere, anche perché non è che quando si scrive un pezzo di musica nasce tutto subito, cioè a volte è un po' come una fotografia sfocata che poi con il passare dei giorni, dei mesi, corpo, no? Si diventa più chiaro. La sinfonia, ecco, la sinfonia in realtà è il sunto di un balletto che io ho scritto, che sarebbe il balletto legato a Ischia, cioè, e che richiama una storia avvenuta nel 1380 a Ischia e che vede il protagonista Polidorfo, un uomo deforme, e Nomella, una ragazzina. È la storia di un amore non corrisposto, nel senso che i due non si parlarono mai, e che ha una fine anche piuttosto tragica. E la storia è molto interessante, che adesso però non voglio svelare,
e che però mi riprometto, penso di scrivere. Io ho scritto Caravaggio di questa storia e poi l'ho messo in musica pensando a un balletto di tipo, diciamo, classico contemporaneo. E qui entro nel discorso quello che potrebbe essere lo sviluppo di questo discorso, sì. E vediamo, in primo luogo la sinfonia che dura 42 minuti, che è un pezzo tipicamente da concerto, quindi un primo tempo di una serata con la presenza di un'orchestra sinfonica, sarebbe interessante poterla sentire eseguita. Chissà che magari non si riesca, ci vuole del tempo, bisogna avere pazienza, ci vuole anche molto investimento perché sappiamo che le orchestre costano, però non si sa mai, insomma, no? È così. Vediamo, per merito, ecco, ci tengo molto al discorso relativo alla storia di Polidorf e Lumella, che è una cosa molto interessante e che riguarda Ischia e il Golfo di Napoli. E, appunto, non voglio entrare nel dettaglio, ma spero di poter riuscire a, diciamo, mettere nero su bianco questa storia che è molto bella. Vediamo. Grazie mille, noi insomma speriamo di compiere insieme questo percorso alla scoperta di tutto quanto appunto è racchiuso in questa sinfonia e speriamo insomma di ritrovarci in qualche altra manifestazione di questo tipo. Ringraziamo ancora Roberto Prandin e grazie mille.